La parola. Allora, la parola, innanzitutto grazie, questa accoglienza di ieri ci ha riempito il cuore, siamo davvero grati a tutti voi e al pubblico del B-Fest che appunto avevo già assaporato l'anno scorso con il film di Walter Veltroni. Allora, io sì, non ero in ansia semplicemente perché non vedevo l'ora che questo film uscisse, nel senso che ovviamente quando uno insomma, parte dalla produzione, poi magari se volete raccontiamo anche la genesi di questo film, però insomma tu quando poi lo finisci dici vabbè, ma quando si esce scopri che effettivamente magari c'è ci sono tanti altri film in coda e quindi devi aspettare, quindi il film era pronto da un annetto diciamo e quindi quando poi Paolo diceva noi vorremmo andare al B-Fest, io ero molto felice di questa, felice tra l'altro è questa nome, sì, di questa proposta. E quindi ieri ecco non ero in ansia perché diciamo non è presunzione ma diciamo eravamo di uso plurale non maiestatis ma parlo a nome di rappresentanze di tutti gli aspetti e le componenti di questo film, eravamo consapevoli di aver fatto comunque un buon lavoro e forti di questa consapevolezza, no, come uno si prepara atleticamente per fare una gara dici ma la gioco e vada come vada, però insomma tutto quello che dovevo fare o potevo fare l'ho fatto, quindi sono con la coscienza a posto e per questo sottoporci al giudizio del pubblico era un bisogno ormai più che una paura o timore di come sarebbe andata, perché ovviamente a partire dalla visione del film da parte di tutte le maestranze, della troupe, del cast che gli hanno dato vita, avevamo già qualche sentore che insomma avevamo fatto un buon lavoro, quindi forti di questo perché sarà capitato un po' a tutti, non svelo nessun segreto nel dire che noi da attori a volte partecipiamo a film che poi quando li vedi realizzati dici speravo meglio, cioè pensavo meglio quando l'avevo letto oppure mentre già ci lavori dentro e vedere invece che da parte di tutti, appunto dalla troupe, del cast artistico, vedere la soddisfazione da parte loro e la gratitudine a dire che bello che quello che erano le aspettative sono arrivate poi in fondo è già motivo di soddisfazione e di gratifica, quindi forti sulla scorta di questo ecco, ci siamo presentati ieri al giudizio del pubblico e la risposta che è arrivata è stata ovviamente meravigliosa, sorprendente, travolgente, sì, per cui è ovvio che uno si aspetta, no? nei sogni, nelle immaginazioni, cioè, speriamo che vada così, poi che succeda o meno non lo sai, ma il fatto che poi succeda, sia successo ieri, è stato veramente un motivo di grandissima felicità e di commozione, perché io poco prima che si accendessero le luci stavo ancora insomma cercando di asciugare quell'emozione lì e poi è una soddisfazione appunto che ha tantissime sfaccettature, parto da chi è alla mia sinistra appunto il figliolo adottivo che io ho scelto sulla base di un provino che mi ha conquistato immediatamente, nel senso avevo visto altri due attori insieme a lui ma appena finito di vederlo ho detto per me è lui raccoglie. Secondo me può esprimere perfettamente quello che voglio venga fuori da questo personaggio, che è fatto di timidezza, di impacci, di una formazione che poi nel corso della storia appunto porterà avanti. E mi sembrava che potesse incarnare perfettamente questo personaggio che 20 anni fa avrei potuto fare io. Quindi diciamo dalla mia prospettiva poter dire lui in che direzione magari andare era una cosa che mi stimolava, no? Forse anche di più che se fossi stato effettivamente io. E lui ha fatto molto di più di quello che appunto pensavo anche potenzialmente, è stato 2.0, un Walter di Smala 2.0, perché, ma devo dire che lui come rappresentante di tutto il cast artistico è uno dei motivi per cui sono, vabbè, finisco di parlare di Alberto, spero che abbia, grazie a questo film, che questo film sia l'inizio di una carriera meravigliosa che si merita perché è bravissimo e che un po' ricorda appunto me nel cuore altrove con Avati che mi diede quella carta della possibilità.